Onorevole Silvia Velo, l'Italia è chiamata ad una sfida importante, da una parte salvaguardare e tutelare l'ambiente, dall'altra però rilanciare anche l'economia. Come riusciamo a coniugare questi due importanti settori, ambiente da una parte e sviluppo economico dall'altra? In realtà dalle politiche di tutela ambientale possono arrivare grandi opportunità per il rilancio economico, quindi non in contrapposizione ma una sinergia importante. Possiamo fare alcuni esempi: il riuso e il riciclo dei materiali. L'Italia è leader nell'economia circolare, il riuso del legno, il riuso della carta, è un settore industriale importantissimo. La chimica verde, la produzione di energia dai rifiuti, non più un problema ma una ricchezza. E poi tutto il tema lo sviluppo delle rinnovabili e soprattutto dell'efficienza energetica. Noi siamo un paese leader nelle tecnologie per l'efficienza energetica, ci sono risorse messe a disposizione dal governo attraverso fondi rotativi e contributi per garantire la riqualificazione energetica degli edifici. Questo può garantire al tempo stesso città più belle, minore produzione di CO2, emissione di CO2 nell'aria e poi un sostegno a un settore rilevante della nostra economia come l'edilizia. Non solo, ma potremmo riqualificare le nostre città, i nostri aggregati urbani in maniera resiliente, cioè garantendogli la resistenza e la resilienza ai cambiamenti climatici contro i quali ci dobbiamo impegnare, ma che comunque sono già in atto e lo vediamo con i tanti eventi eccezionali che ormai sono divenuti frequentissimi.